Abbiamo appena ritirato il pacco gara, che si compone di zona timbri e mappa. Oggi ci spariamo il 130 km. Tina. Bentornato. Adesso siamo a Milano e oggi è il giorno della Miami 2021. Qui c'è il bro, qui c'è Giacomino, Tina, Giulio, amico di Tina, amico nostro, e un po' di gente qua dietro. Ok, prime strade bianche. C'è da dire che è una figata perché abbiamo fatto pochissimo asfalto. Siamo già sullo sterrato, una bomba. Già strada stretta fin da subito. Questi sono i percorsi che ci piacciono un sacco. Un Halloween diverso dal solito oggi. C'è anche una temperatura frizzante, raga. C'è un sacco di gente, ognuno va al suo ritmo, ci sono vari gruppi. Per ora veramente si sta navigando bene. Qualche dato veloce del percorso di oggi: sono 130 km con 300 metri di dislivello, quindi un percorso molto molto scorrevole, almeno dal punto di vista altimetrico. Abbiamo un assetto, diciamo, morbido oggi. Stiamo guidando con pressioni 2.5. Io ho 2.5 bar dietro e 2.4 bar davanti. Un po' di fumo. C'è la scia di tutti questi graveler in direzione Asolo. Sotto ponte, super. La temperatura inizia piano piano a scaldarsi. C'è qualche raggio di sole. Raga, i roller coaster che ci piacciono. Inizio a surriscaldarmi dopo queste curvette. Oh, qua veramente ci stanno facendo divertire. Anche qua da Garmin vedo la traccia, è tutta una serpentina. Siamo nei campi di una località imprecisata. Ci abbiamo girato veramente una, massimo due volte in queste zone, sì, che stiamo scoprendo. Andiamo avanti guardandoci intorno. Il gruppetto adesso è capitanato da Tina, è molto in forma, sta tenendo controllato il ritmo. Raga, trasferimento su asfalto. Qua si continua a curvare in modo fighissimo. Poi in questo giro non si è mai da soli perché ci si compatta un po', si trova altre persone. Fondo sabbioso qua, c'è la ruota del bro che fuma. Allora, prima si parlava che ci piacerebbe fare la Vicenza Monaco, però Giacomo è esigente, ha detto che è ancora troppo semplice. Ecco Giulio che vuole andare al Maller Nord. Insomma, Monaco è già il paese dietro casa ormai, vero? Adesso ci siamo tolti il gilet. In questi giorni di transizione, diciamo, è importante vestirsi molto a strati. Infatti dietro ci teniamo il cluster. Intanto guardate qua dove siamo arrivati. Cosa abbiamo qua? C'è il timbro. Siamo a 35 km e magari prendiamo una banana. Ciao, siamo a metà passato. Andiamo dopo, ciao. Grazie mille. Timbro fatto, adesso abbiamo mangiato qualcosa e ripartiamo. Qua Tina e Giulio scalpitano già mani sul manubrio. Quando vedo mani sul manubrio vedo gente che vuole, dai, vuole andare, dai, spingere. Giacomino si è alleggerito, ha tolto un po' di strati. Ok, siamo di nuovo in corsa. Bomba. Questo tratto un po' più polveroso e scassato. Si vedono le bici davanti alzare la polvere. Pazzesco. Non si direbbe mai che siamo al 31 di ottobre. Ah, che bravo il bro che mi aspetta. Go. Woohoo.
Oppa! Ah, c'era anche un trick, si poteva andare anche a destra, pazzesco! Ok. Che quantità di polvere! Sassi che rimbalzano tra i telai. Sentivo un di. Buona, via. No, dai, dai, via. Forza, via, forza, via. Forza. Siamo al 52esimo chilometro e abbiamo appena fatto un tratto molto impolverato e molto sconnesso tra i campi, tutte curve destra, sinistra, e si vola verso Asolo, che magari ci sta anche una birretta adesso, direi. Una bella birrettina, un paninetto. Altro punto checkpoint e andiamo a fare, vediamo dove l'hanno timbrato prima. Eccolo qua. Ora noi siamo qui. Molto bene. Dai, vediamo se ci vorrà una birretta. Grazie. Siamo. Prendo birra. Ah, guai, ragazzi, come si stanno sbaccando. Panino con la mortadella. Ah, che sensazione. Che sensazione adesso avere la gambetta piena. Tocchiamo il punto più alto di questa Miami 2021, che sarà la bellezza di... quanto di quota? 150, non lo so. Quindi mi sa che il dislivello lo concludiamo qua. Non appena digerisco il panino. Tina ha dovuto fermarsi ai box. Dai, ripartiamo. Eppala. Per essere fine ottobre è una giornata regalata. Oh, che bellino. Guarda qua. Qua ci fa fare un giro di boa, praticamente solo un passaggio per Asolo e si torna giù per la stessa strada, si torna al punto timbro e si torna verso Milano. Back in business su un bel sentierino, ormai di ritorno, il giro di boa è stato fatto. Giacomo, che non so, ha messo il turbo oggi, è là davanti che sta galoppando. Intanto Tina, aggiornamento ruota. Aggiornamento ruota, perdo un'atmosfera ogni 15 minuti. Bebe. Più. Bebe. Mamma mia. Quindi l'anno prossimo Miami ancora, no? Siamo a quasi 90 km, quindi una quarantina, questo passo qua, neanche due ore arriviamo. Sentiero degli Zerini, ah, ecco, vedi, mi ricordavo qualcosa del genere. Ho bisogno di zuccheri. Bro, ammiraglia! Sì, grazie. Allora, una caramella e la fragola per te. È Halloween, quindi mi sa che oggi paninetti. Passare questi giri con gli amici e lungo il percorso conoscere persone è una cosa stupenda. Abbiamo scambiato parole con più di qualche rider impegnato a surfare sui sassi come noi. Sono giornate che ti rimangono dentro e le ricorderemo anche questo inverno, magari quando sarà un po' più di freddo, nebbia, diremo: ah, ti ricordi quel giorno
come si stava bene con i regaz, perché con il bro ormai è normale andare in bici, andiamo in bici da sempre, ma incontrare altre persone è una cosa bellissima. Dagli anche te un palpo. No, vabbè, è impossibile. Si è pure un po' gonfiata rispetto a prima. Siamo impolverati e questo è veramente un bene, perché praticamente dopo il, diciamo, giro di boa ad Asolo stiamo tornando veramente per strade bianche. Noi ogni tanto ovviamente io e bro ci dobbiamo fermare per fare qualche vlogata e ci sono i nostri compagni di avventura che vanno via come dei matti. Sì che il nostro praticamente sta diventando un giro tutto a sparate. Fermi, rogatina, foto, bam. Ma che bei disegni! Che figata sto tunnel! Oppela! Attenzione! Occhio che si scivola! Si scivola, eh! Passaggio urban! Ci fanno fare anche questo? Bene! Giacomo ci racconta che qua in fondo dovremo trovare un baretto a noi caro. Baretto già visto in un video. Sì che adesso c'è tutta la volontà di fare un bel caffettino di metà pomeriggio. Oh. Qui ci siamo fermati la notte in spiaggia a prendere un caffè. Vi alleghiamo qui la scheda. C'è un bar, ma sarà da mettersi in fila. Caffè preso, ripartiamo. Ecco, una cosa veramente molto molto bella di questa Miami è che tutte le pause che stiamo facendo, caffè, panini, birrette, ci si ferma e praticamente è come un piccolo punto di ritrovo. Sì che le persone che hai visto stamattina le ribecchi, ci fai due parole, ci prendi sempre un po' più di confidenza, ci parli un po' di più. Sì che veramente un valore aggiunto le pause in questo percorso. E via, si torna a lavorare qua ragazzi. Sentierini, stradine battute, poi c'è una luce. È gravel, vero? Oh Giulio, che figata è! La figata, che spettacolo! Come si va via bene! Giro top! Proprio, puoi dirlo, giro top! Che bello! Come si vola! Guardate là che serpentina di gravelers! Siamo al limite della tenuta! Fermati per la vloggatina, due parole, una foto e sono già scappati. Adesso dobbiamo andarli a riprendere. Via 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 via. Ci prova dentro! Ci prova! Non ce la fa! Non ce la fa! Ci riprova! Niente da fare, niente da fare, bro, chiude! Vediamo esterno! Troppo dura! No, 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 no! Il bro chiude la strada! Non mi vuole lasciare passare! Guarda che mi scappa via, bro! Via, 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 via! Che i ragazzi stanno andando via come dei petardi, eh! Andare via così vicini a quello davanti, in queste stradine, non vedi niente. Siamo rientrati sui ragazzi. Leggere, chicane. Non l'ho ancora detto, non lo so, lo ridico. Va che robetta. Poi c'è questa luce che filtra tra gli alberi. Mamma, 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 che bellin. Che bellin.
Stavamo dicendo che siamo ormai a 120 km, siamo quasi arrivati e vorremmo che non finissero mai. C'è qualche nuvola in più adesso, la temperatura sta calando e c'è una sensazione di autunno, pomeriggio autunnale, incredibile. Siamo ancora in single track. Veramente tra un po' ci scontreremo con Mirano, secondo me, perché è pazzesco. Praticamente un asolo Mirano su argini con questi sentierini. Ah, il Garmin ha suonato, siamo arrivati. Dobbiamo fare l'ultimo timbro. L'ultimissimo di oggi. Che nome hai? Andrea. Andrea? Sì. Posso scrivere qualcosa su Andrea, anche se non è così... Vai, vai. Qualsiasi cosa. Qui sì, sì. Arrivo. Prego. Prego, prego. Perfetto. Grazie mille. Sei contento? Ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Andrea che palle sempre Andrea. Ragazzuole e ragazzuoli, siamo arrivati in fondo noi e non ci resta che salutare i nostri amici qua. Che ti becco. Mi manca, i nostri compagni di avventura, Tina, Giulio. Aspetta che l'altro è un po' più avanti, devo beccarlo. Giacomo, anche a te, grazie mille del giro, della compagnia. Ormai il nostro amico qua è abbonato, siamo noi abbonati a fare i giri con lui ormai. Fratello aggiunto. Esatto, il terzo fratello ormai, ragazzi. C'è da fare i complimenti ai ragazzi di Scavezzon per il percorso, perché è stato veramente perfetto per una giornata di gravel. È perfetto anche per una giornata autunnale del genere. Noi speriamo che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo e buon Halloween. Buon Halloween, raga. Ciao, alla prossima.